Grazie Presidente, come ha rappresentato la collega, sì, abbiamo anche discusso insomma, di questa mozione e di tutta la vicenda che personalmente non conoscevo e su questo infatti vorrei un attimo ripercorrere qual è stata dall'inizio della consiliatura un po' l'azione degli indirizzi insomma, che supportiamo sul personale e sulla politica diciamo, assunzionale che come sappiamo poi di fatto sono deliberati dalla Giunta Capitolina, quindi poi l'Assemblea Capitolina può in questo senso soltanto fornire eventuali insomma, indirizzi. E uno dei primi obiettivi che sono stati, a mio avviso tra l'altro, pienamente raggiunti è stato proprio quello all'inizio consiliatura di ridurre lo stato di precarietà che era esistente all'interno dell'amministrazione capitolina e riguardava proprio il profilo delle maestre, degli insegnanti, dei nidi e delle scuole d'infanzia. E proprio lì diciamo che anche grazie poi a tutto un dibattito che si è generato in campagna elettorale, che poi ha portato a una normativa che ha visto e che vede la stabilizzazione di quel settore, tutto quel fronte diciamo, è stato così risolto, proprio perché politicamente siamo contrari diciamo per così dire, a incrementare la precarietà. Dall'altro lato va detto che con questa consiliatura finalmente possiamo dire proprio per le carenze di personale che sono state rilevate, si è ripreso ad assumere proprio notizia di credo qualche giorno fa o di ieri il fatto che la Giunta abbia anticipato di un nuovo piano assunzionale che impatta sul 2018 e che vedrà quindi l'assunzione anche lì di vincitori del famoso concorsone o comunque insomma di quel tipo di profilo per 200 unità. E si è assunto soprattutto collega diciamo, per profili a tempo indeterminato su profili e famiglie professionali che sono richieste diciamo, per le esigenze dell'amministrazione. Da quanto abbiamo appreso si tratta diciamo, di una situazione molto particolare che prevede quindi un profilo che era stato pensato nel 2013 e che presumibilmente oggi potrebbe non essere più ancora adeguato e per questo motivo si richiede un approfondimento. E proprio per questa ragione noi ci siamo riservati, quindi abbiamo preso insomma, in carico di approfondire la questione, quindi non voteremo contrari insomma, a quest'atto di indirizzo, ma ovviamente ci asterremo proprio per avere quindi il tempo necessario per poter capire fino a che punto questa amministrazione possa farsi carico di questa vicenda. Già abbiamo incontrato nella precedente seduta d'assemblea a margine insomma, i lavoratori, coloro che hanno partecipato quindi a questa graduatoria. Lo dico per essere chiari, a noi il modello attuale dei concorsi pubblici assolutamente non ci piace perché poi di fatto vede le persone partecipare ad un concorso magari nel 2010 e attendere poi per 8 anni, magari in quegli 8 anni le persone perdono la professionalità, perdono la speranza anche di potersi poi vedere un futuro assicurato e certamente è un pensiero che anche quello ovviamente degli idonei e dei vincitori che ha visto sicuramente questa amministrazione in prima linea nel corso di questi 2 anni per cercare di chiudere quanto possibile graduatorie esistenti, anche richiedere al Parlamento quando c'è stato nell'anno passato insomma, la proroga delle graduatorie vigenti, quindi da questo punto di vista politicamente siamo tutti d'accordo. Per quanto riguarda il caso di specie, come ho detto alla collega, quindi stiamo cercando di fare degli approfondimenti sul caso e per questa ragione quindi ci asterremo sul punto, ringraziando comunque insomma, del lavoro che è stato fatto. Grazie. Grazie consigliere, ci sono altri